ragazzi, credo che questa puntata sia strepitosa. Metteremo infatti insieme tutti e quattro gli X che abbiamo visto nelle ultime quattro puntate della rubrica. Ma prima di iniziare voglio dirvi che questa lente che mi sta riprendendo adesso, una lente vintage Minolta 20 mm f2.8, è bellissima. Andiamo! Benvenuti a una nuova puntata di Leak of the Week, la mia rubrica dedicata allo studio del fraseggio e dell'improvvisazione. Oggi voglio mettere in pratica gli ultimi 4 leaks visti in queste settimane proprio per spiegarvi come potete implementarli nella vostra ritmica. Vi farò vedere praticamente come mettere insieme quanto studiato finora. Partiremo con un giro semplicissimo: Re maggiore, Si minore, Mi minore e La maggiore. Prima di iniziare però vi ricordo che se siete a digiuno di quanto spiegato nelle ultime settimane, andate a rivedere almeno la prima puntata, vi lascio il link qui sopra, dove spiego appunto come si costruiscono queste frasi sull'accordo. Sono frasi pentatoniche che vengono applicate all'accordo. Iniziamo con il primo accordo di Re. Suoneremo il primo lick. Come vedi, sull'accordo di Re preso in questa posizione ho applicato la pentatonica di Re maggiore. Praticamente dal quinto schema siamo entrati poi al primo schema. Quindi inizieremo primo accordo, andiamo sul secondo accordo, abbiamo detto Si minore, lo possiamo prendere al settimo tasto volendo con il barré o con il pollice, per comodità ho deciso di prenderlo invece con il dito medio sulla nota fondamentale al basso e poi un piccolo barré con l'anulare sulle altre corde. In realtà è un Si minore settima. Proprio su questo accordo ho voluto implementare l'ultimo lick studiato della serie. Ok, quindi alla base c'è sempre prima la nota dell'accordo, o se vuoi anche tutto l'accordo, in modo che l'ascoltatore sia consapevole dell'accordo in cui ci troviamo. Applichiamo quindi la pentatonica di Si minore, primo box. Andiamo poi sull'accordo di Mi minore. Ho trasportato infatti il penultimo lick della serie, che se ben ricordi abbiamo suonato in tonalità di Si minore, in Mi minore, dove è al dodicesimo tasto. Anche qui preferisco prenderlo con il medio sulla nota fondamentale, sulla sesta corda. In realtà anche qui abbiamo un accordo di Mi minore settima. Andremo a suonare la pentatonica di Mi minore questa volta, sempre nel primo box, al dodicesimo tasto. Per poi concludere sull'accordo di La maggiore con il secondo lick visto in questa serie. Praticamente abbiamo preso l'accordo di La al quinto tasto con il barré. In realtà, se non lo vuoi prendere col barré, puoi mettere il pollice e indice medio anulare rispettivamente al quinto, sesto e settimo tasto della seconda, terza e quarta corda. E qui abbiamo applicato la pentatonica di La maggiore nel secondo schema pentatonico al quinto tasto. Per abbellire il tutto possiamo utilizzare ovviamente i double stops,
Qualora non li avessi studiati, vatti a rivedere la puntata. E poi anche l'uso dei legati, una pratica molto comune in chitarristi come Hendrix, John Mayer e tanti altri ancora. Quindi risuoniamo tutto quanto. Ti ricordo che se fai parte della mia community puoi scaricare la tablatura completa di tutti i lick di questa serie, compreso questo, accedendo alla tua area riservata del sito inserendo user e password. Quindi come vedete non è difficile inserire i lick durante un accompagnamento, dovete ovviamente fare molta pratica, prendete 2, 3, 4 accordi massimo e cercate di svilupparli nelle varie zone del manico mettendo a frutto quanto visto in questa piccola miniserie di 4 licks. Se avete delle richieste in particolare, volete approfondire qualche altro argomento, in merito allo studio del fraseggio dell'improvvisazione, scrivetemi un commento qui sotto. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, doppio mi piace, condividete il video con gli amici e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ragazzi, questa lente è spettacolare, ditemi se vi piace anche quest'altra location. Oggi ho voluto cambiare, volevo sperimentare un'altra zona, tra un po' diventerò anche regista. Ciao ragazzi, buona musica.